Suonerò con un pezzo che studiai quando ero ragazzino, perché fu tradotto pianisticamente da Tchaikovsky e appare nel volume di Tchaikovsky di pezzi per introduttivi per ragazzi. Si chiama Fenestre Calucive, non si sa chi sia l'autore, si pensa che sia un testo del Settecento, ma potrebbe essere un testo della Grecia salentina del Cinquecento, perché la melodia è molto simile a quelle che ho riscontrato nella Grecia salentina. Una mia parente novantenne, pugliese, del Salento, mi disse che sua madre glielo cantava per farla dormire quando aveva 2 anni. Presento questa fanciulla che si chiama Scostumata, ha perso scostumato marito che è scappato, è madre di 22 figli, quindi meno dei 500 figli naturali di un noto grande della cultura italiana, e passa tutto il giorno soprattutto a dormire, non ha interessi culturali. Dove sei nato e quando? Sono nato poco prima della fine della guerra, 15 aprile del 45, ho avuto la fortuna di nascere a Monbello, al manicomio provinciale di Milano, dove c'erano 5.000 matti, ma fra i quali c'era anche Leonardo da Vinci, Archimede, Giulio Cesare e Gesù Cristo. Come mai sei nato al manicomio? E in quel periodo dei bombardamenti a Milano, la clinica di maternità era stata spostata a Monbello, ci si arrivava con il tram. I tuoi genitori di dove erano? Allora, mio padre è salentino di Monteroni di Lecce, dopo aver studiato in seminario dove fu il migliore amico di Corrado Ursi, che divenne quasi papa e fu cardinale a Napoli, venne a Milano, si laureò in legge e fu avvocato. Mia madre era mezza brianzola e mezza piemontese di origine. E mentre i tuoi nonni? E allora, i nonni erano salentini, e un nonno era di Varedo, un nonno era piemontese, e era nato in una famiglia di vignaioli, non voleva fare il vignaiolo, fuggì di casa, poi si imbarcò su una nave, imparò pare 25 lingue per un albergo prima in Inghilterra e poi a Milano vicino alla stazione centrale di allora, che si trovava vicino agli attuali giardini pubblici. Due miei bisnonni di Varedo, Luigi a sinistra combatté pare con Garibaldi e Bezzecca, a destra abbiamo la loro figlia, mia nonna Maria, e sotto suo marito, che Emilio Risso, che parlava pare 25 lingue, era interprete alla Scala, conobbe Toscanini e Aureliano Pertile, fatto che ho scoperto solo da poco e che ha motivato la mia attività nel campo della lirica. Dove hai vissuto? Sempre a Paderno Dugnano, per 10 anni in una casa del Settecento. La casa di Milano era stata distrutta da una bomba e poi nella casa attuale, che si trova vicino alla stazione di Paderno Dugnano, costruita negli anni 50, vicino al torrente Seveso, a Paderno, in cui qua e là ci sono dei ricordi archeologici di epoca romana o più antica. Però hai girato il mondo. Ma sono stato solo in 60 paesi del mondo, quindi circa un terzo dei paesi, me ne mancano 2/3 e morirò senza averli visti. Sono stato appassionato di Atlanti antichi, ho lo Homan del 1700 e qualcosa,
e di carte geografiche. Sopra c'è una carta dell'America meridionale del 600 e sotto c'è una mappa originale di fine 500 dell'Atlante Civitatis Orbis Terrarum, sulle città mondiali del Georg, una mappa di Napoli che presi dalla moglie del filosofo Gaimonat, che era una collezionista e venditrice di antiche carte a Milano. L'inizio dei tuoi interessi per temi scientifici e storici? Avevo 7 anni quando lessi su selezione del Digest, che era pubblicato in italiano, era pieno di brevi articoli, c'è il riassunto del libro clamoroso di Velikovsky, Mondo in collisione, che mi impressionò profondamente, soprattutto perché presentava certi fatti naturali straordinari come spiegazione di eventi nella Bibbia che potevano essere visti non come miracoli ma come fatti naturali. Lo lessi che avevo 7 anni, poi molti decenni dopo scoprì il libro originario, in quanto Velikovsky è stato ignorato in Italia, a parte lo statistico Bruno De Finetti, mentre fu ripreso negli anni 70 con le prime esplorazioni spaziali, molto in Inghilterra e negli Stati Uniti. Lessi anche da ragazzo una sintesi del lavoro geologico di Wegener sulla deriva dei continenti. A scuola media ebbi in regalo il libro di Ginestra Maldi sulla fisica delle particelle e lessi anche un libro di Margherita Hack di astronomia. Queste sono le radici. Avevo uno zio con interessi scientifici che mi ispirò a mettere in piedi una società museo. Andavamo a raccogliere coleotteri e lepidotteri, avevamo un piccolo museo geologico e di insetti. Quadro del 1600 di San Carlo Borromeo, acquistato per un prezzo molto basso in una piccola antiquaria dell'Abruzzo. Dei tuoi interessi per la musica cosa ci racconti? Ebbene, io ho avuto la fortuna di studiare con una insegnante russa, una di 3 sorelle fuggite nel 1936, con la scuola russa che è diversa da quella italiana, quindi ho studiato il pianoforte 9 anni e poi ho continuato a suonare, imparare testi per conto mio, e sicuramente è stato un modo per impiegare il tempo molto interessante. Michele Kirpichev, nipote della mia insegnante di pianoforte, 3 sorelle pianiste e la madre pianista fuggirono nel 1936 dalla Russia di Stalin. La sorella maggiore era sposata con un generale che era stato fucilato da Stalin. Questo giovane nel primo dopoguerra fu buttato sotto un treno da qualcuno a causa delle sue idee politiche che non erano favorevoli a Stalin. Ci troviamo nell'appartamento del soprano Franca Fabbri, famosa per una Traviata che cantò a Spoleto con la regia di Luchino Visconti, e divenendo poi per circa 200 volte una grande interprete della Traviata. Ho conosciuto Franca in occasione del mio primo libro su 208 stelle della lirica. Questo pianoforte apparteneva a Edi Maresco, moglie del grande direttore orchestrale Alberto Erede, il cui figlio Marco studiò su questo pianoforte e fu mio compagno di liceo e di università. Edi Maresco fu il primo manager che riuscì a invitare in Occidente musicisti come Rostropovich, Gilles e Richter, e su questo pianoforte so che ha suonato Richter. Bene, io ho cominciato lo studio del pianoforte a 8 anni di età, l'ho proseguito per 9 anni e c'è un collegamento con la Russia. L'insegnante mia, Giulietta Irina Kirpichev, era russa, fuggita nel 1936 dalla Russia di Stalin con 2 sorelle e la madre pianista, dopo una storia alquanto tragica. E a lei dedico questa mia piccola performance, ricordando i saggi che si facevano in passato presso il Liceum di Via Manzoni a Milano. Lo dedico anche alla grande musica russa, in particolare a Mussorgsky e a Tchaikovsky. Ricordo che il pezzo forte della mia insegnante Irina erano i quadri di un'esposizione di Mussorgsky, di cui conosco solo alcuni brani.
Lo dedico ai pianisti, ai musicisti, esecutori russi che ho incontrato o direttamente o tramite particolari biografie, quindi a Gilles, che ho sentito due volte, sia in Italia che a Mosca, a Richter, amico di Marco Erede, il pianista straordinario che attraversava in estate l'intera Siberia con l'auto per suonare nei villaggi e nelle cittadine lungo la strada, e a Maria Iudina, la grande pianista la cui tecnica intimidiva Richter e la cui capacità interpretativa intimidiva il grande maestro dei pianisti Neuhaus, e che fu conosciuta dalla mia insegnante. Devo anche ricordare che il giorno prima di questa esecuzione questo pianoforte è stato accordato dopo molti anni da un violinista e pianista russo che ho casualmente incontrato uscendo dall'osservatorio astronomico di Brera. Sentì un suono di violino meraviglioso, questo signore suonava, era un professore russo di Saratov che ha accordato questo pianoforte. Ricordo in questo momento solo il nome, Vladimir. Bene, siccome il pianoforte richiede varie cose, richiede ovviamente sentimento, colore, tocco, ma richiede anche tecnica, la tecnica richiede esercizio, esercizio non lo posso fare, quindi suonerò dei brani non di agilità, relativamente facili, tenendo conto che sono stato un anno e mezzo senza toccare il pianoforte e che curiosamente quando ho ripreso a suonare mi sono trovato le note ancora dentro le mani. Il primo con cui inizio è un'antica canzone francese di autore ignoto, scritta per pianoforte da Tchaikovsky, contenuta nel suo album per la gioventù. Ovviamente non tutte le note saranno corrette, ma forse questa non è la cosa più importante. Dopo un concerto di Horowitz, Rubinstein, che era nel pubblico, andò a congratularsi e Horowitz disse: ma ho sbagliato una nota. E Rubinstein rispose: con tutte le note che ho sbagliato si potrebbe scrivere un concerto. Qualcuno ha detto che ho sentimento, colore. Successivamente, da non molti anni, la scoperta è che mio nonno, come conoscitore di 25 lingue e interprete alla Scala, conosceva in particolare Aureliano Pertile, uno dei più grandi tenori, mi ha spinto a entrare nel campo della lirica, dove ho intervistato circa 200 rappresentanti, producendo due libri e adesso anche un libretto d'opera che diventerà a breve, penso, opera. È già in fase avanzata di orchestrazione a cura di Vittorio Vedovato, un compositore veneto. Ora passo alla serenata di Schubert, cioè l'accompagnamento sarebbe di un cantante. Quando la suonai due anni fa a casa della soprano Rosetta Noli, che aveva già 90 anni, lei mi accompagnò, la suonai sul suo pianoforte bellissimo e mi disse che aveva un bel tocco e che con il tocco si nasce e non si può imparare. Thank you.
devo aggiungere due cose. Lo spartito che uso è uno di quelli sopravvissuti alla bomba sulla casa di Milano, fu portato via, probabilmente veniva usato dal grande tenore Aureliano Pertile quando si accompagnava, suonava e cantava nell'albergo di mio nonno. Secondo, Schubert è morto a 31 anni avendo prodotto 900 lavori circa, nessuno sicuramente confrontabile a lui con questa produzione entro 31 anni, quindi possiamo pensare che sarebbe divenuto il più grande musicista di ogni tempo. È grandissimo, ma quello che ha prodotto a 31 anni è straordinario, non ha avuto il tempo di scrivere un'opera, c'è sempre da chiedersi dove sarebbe arrivato. Quali sono i tuoi studi prima dell'università? Sono stato al liceo Manzoni, uno dei più vecchi di Milano, che tuttora è tale quale ci andai io. Avevo professori molto anziani, però erano i tempi di studi abbastanza seri, in cui si traduceva dal greco, ma si facevano anche traduzioni dall'italiano in latino, e la Divina Commedia fu imparata tutta a memoria, anche se presto dimenticata. Ma straordinario è stato il professore di religione, Don Giovanni Barbareschi, che tuttora è vivo a circa 92 anni di età, noto per aver salvato molti ebrei portandoli al di là della frontiera alpina dello Spluga, finito in campo di concentramento, si è salvato così quasi miracolosamente, è stato poi assistente di Don Gnocchi ed è una personalità straordinaria. E i tuoi studi universitari invece? Ma dopo essere stato incerto fra medicina e filosofia ho fatto fisica, trovando ottimi insegnanti di matematica, in particolare cito Ricci, Amerio e soprattutto Manara, ma a fisica una situazione disastrosa perché gli insegnanti bravi non facevano mai lezione. E poi non ero convinto né dalla relatività né dalla fisica quantistica. Mi sono spostato verso la fluidodinamica, dove ho fatto una tesi con il grande Carlo Cercignani, immaturamente morto, e sono entrato a fare attività di ricerca per 7 anni al CISE e così via. Parlaci del tuo lavoro al CISE. E il CISE era probabilmente il più importante e innovativo centro di ricerca in Italia. Aveva il potenziale per sviluppare un reattore nucleare sicuro, a basso costo, alternativo a quelli americani, motivo per cui poi fu chiuso, e incontrai alcune persone molto valide, ma soprattutto mi fu data la possibilità di andare a studiare all'estero, prima 6 mesi in Inghilterra e poi oltre un anno a Stanford, che è forse certamente nel settore in cui lavoravo, computer science, matematica computazionale, era al vertice mondiale, e quindi ho avuto questa importante esperienza internazionale, che poi è continuata in altro modo con russi, cinesi, ungheresi, iraniani e così via. Poi sei tornato in Italia, a Bergamo. Sì, poi a un certo momento mi sono accorto che il CISE sarebbe stato chiuso per motivi politici, sono passato al CNR, ho avuto un incarico a Bergamo tramite il rettore, il professor Zego, un matematico autore di uno dei libri considerati uno dei 100 più importanti del Novecento, di dinamica, sui sistemi dinamici, e ho iniziato a insegnare a Bergamo, a ricerca operativa, poi sono diventato associato ordinario e ho terminato alla fine di ottobre del 2015, quindi da poco più di un mese. Quindi la tua attività accademica alla fine si è conclusa da poco, ma tu hai insegnato per quanti anni? Ho insegnato dal 76, ho avuto gli incarichi, quindi ho insegnato per quasi 40 anni. Ho insegnato il corso di ricerca operativa e altri corsi di algebra lineare e ottimizzazione, però devo dire che l'attività didattica conta poco, è marginale, in quanto sono poche ore durante l'anno, gli studenti sono tutti, quasi tutti, privi di ogni background matematico e di ogni interesse, soprattutto economia, ma certo non solo economia. Il livello degli studenti è crollato paurosamente, si accettano studenti di dottorato di matematica che non sanno il teorema di Pitagora,
Quindi la mia attività si è concentrata sulla ricerca con collaborazione internazionale, sia in campo matematico che in altri campi. Parlaci a questo punto dei tuoi principali risultati nella matematica teorica. Bene, io ho fatto lavori a due livelli, a livello teorico con altri ho sviluppato una teoria che ora conta 400 pubblicazioni, che ha unificato un vasto campo, ha permesso di risolvere dei problemi primi irrisolti, in particolare ha prodotto la prima soluzione al decimo problema di Hilbert, ridotto in quanto il problema come tale è irrisolubile, come ha dimostrato Matijasevic, ma il caso lineare è molto importante e è stato risolto da me insieme con due matematici iraniani. Poi mi sono occupato di applicazioni di tipo ingegneristico per più di 20 anni, in campo in particolare sulla ottimizzazione dei consumi degli inquinanti da parte di motori di auto, Alfa Romeo, Fiat, Nissan e altro. I risultati applicativi, beh, a parte il fatto di aver risolto un problema dell'Enel che era risolto da 20 anni e che ha fatto guadagnare all'Enel molto più di quanto ha speso per avere la mia collaborazione con l'università, i risultati sono che si era visto che si potevano ridurre facilmente, in modo banale, le emissioni del 50% e i consumi del 6%, ma la cosa non interessava assolutamente l'industria automobilistica, anzi io ho scoperto che i dati che venivano forniti erano fasulli perché venivano da un motore rotto, quindi Alfa Romeo e CNR non erano meglio di quanto è stata poi la Volkswagen, con dei software fasulli. In questo caso la cosa è ancora peggiore perché gli ingegneri devono accorgersi che il motore è rotto e non fare la scoperta a un matematico. Quindi non c'era nessun interesse, semplicemente si usavano soldi pubblici, si fingevano di usarli e dava fastidio che qualcuno lavorasse seriamente. Sei sicuro di volerlo? Assolutamente sicuro, tant'è vero che dopo che io scoprii questo fatto mi tagliarono i fondi dicendo che siccome non c'erano i dati non potevano finanziarmi. No, ma sei sicuro di voler mettere questa cosa nell'intervista? Perché no, è la verità. Sono i fatti, questo è stato tutto registrato nelle relazioni. Fra l'altro devo dire che io ero l'unico, il primo sempre a mandare una rendicontazione e che dopo magari 6 mesi, un anno mi chiedevano di rimandarla perché non sapevano dove era finita. Perché molti prendono i soldi e non è detto che rendicontino. Certamente io ero il primo, notoriamente. Andavo anche di persona a portare il rendiconto direttamente al CNR perché non mi fidavo della posta. Inizio e gli interessi per gli enigmi della storia, della filosofia, della cosmologia. Beh, a parte l'input che ho avuto a 7 anni leggendo la sintesi di Velikovsky, negli anni 70, leggendo Scientific American, scoprì l'esistenza di oggetti prima ignorati da me, ma anche da quasi tutti gli astronomi, gli oggetti Apollo, che sono in numero tale da interagire significativamente con la Terra, con impatti, e vidi subito che un impatto su un oceano, su un continente, attivava un'era glaciale, poteva attivarla, un impatto su un oceano poteva terminarla, trovando quindi un nuovo meccanismo, e credo sia stato il primo a trovarlo, per l'instaurazione e la fine delle ere glaciali, e che in questo contesto veniva banale spiegare la storia platonica di Atlantide. Vabbè, successivamente, e questo è stato l'inizio per lo studio delle discontinuità a memoria di uomo, della loro datazione, quindi l'aspetto cronologico, e delle loro cause di tipo astronomico, e questo ha portato poi a delle teorie astronomiche. I contatti con Dixon e De Grazia? Beh, quando lavoravo negli anni 70 in Inghilterra ho scoperto che il matematico Lawrence Dixon con cui lavoravo conosceva molto bene Velikovsky e i lavori, le riviste che erano state pubblicate negli anni 70, anzi mi prestò tutta la sua collezione con centinaia di articoli interessanti. Questo attivò contatti sia in Europa ma soprattutto negli Stati Uniti, che mi portarono a contattare poi le figlie di Velikovsky e il professor De Grazia, che stava a Princeton. Andai a trovarlo, lui venne in Italia, poi lui propose
di attivare un contratto con Stati Bergamo, un finanziamento di $1 milione proveniente da una fondazione americana. Venne in Italia, partì questo progetto che si arenò dopo 2 anni per la burocrazia italiana, dove contano le circolari ma non conta la legge. Quindi il finanziamento arrivò? Il finanziamento è arrivato, è andato avanti per 2 anni e poi De Grazia si è seccato delle richieste burocratiche ingiustificate, ha lasciato Bergamo e si è trasferito in Francia. E quindi il finanziamento è finito, ovviamente. Saltò. Come valuti i principali risultati in astronomia? Beh, adesso non... io mi sono occupato soltanto di una cosa, ma in mente ho qualche altra cosa, non so se potrò farla. Quello che ho in mente è riprendere la teoria di Eulero-Lesage, che credo sia l'unica che spiega perché i corpi si attirino, e utilizzarla per il calcolo della costante di gravità. E in questo contesto anche mostrare che per una serie ampia di problemi di dinamica gravitazionale la costante G non entra nell'equazione finale e quindi la soluzione è indipendente da G. E questo ha conseguenze importanti, ad esempio in paleontologia. E per il resto io ho sviluppato insieme ad Ackerman soprattutto e anche ad altri, fra cui Donald Patton, un astronomo di Seattle con cui ho avuto contatti per vari anni, una teoria in cui si ha un oggetto che entra nel sistema solare, passa vicino alla Terra, cede la Luna, fa poi 127 giri in un'orbita ellittica di periodo 20 e nel 6910 avanti Cristo, dopo aver ceduto la Luna circa 2500 anni prima, si schianta su Giove, evento da cui nascono tante conseguenze. E per quanto riguarda invece i temi biblici? Beh, ovviamente la Bibbia parla in dettaglio di eventi dalla cosiddetta creazione di Adamo, siamo verso il 5500 avanti Cristo, con accenni però precedenti, in quanto tratta di 7 giorni, che sono 7 giorni di Dio, e sta scritto nei Salmi e nei commenti extrabiblici che un giorno di Dio vale 1000 anni. Quindi la Bibbia parte praticamente dal 10500 avanti Cristo, dando una serie di informazioni che sono spiegabili e passando per una serie di catastrofi di cui dà una certa caratterizzazione. Il dettaglio vale soprattutto per quella di Noè, che io penso sia databile quasi con grande precisione all'anno, il 3161 avanti Cristo, circa 2300 anni dopo la creazione cosiddetta di Adamo, al tempo del 10° patriarca Noè, e questa è la catastrofe centrale delle 3 catastrofi definite da Platone, e poi c'è quella che corrisponde agli eventi dell'Esodo, secondo Paolo Rosio, segretario assistente di Sant'Agostino, va associata al diluvio di Deucalione di memoria greca e all'esplosione di Fetonte, e siamo al 1447 avanti Cristo. Il primo dei 7 giorni partirebbe verso il 10500 avanti Cristo con la prima delle 4 catastrofi Maya, ce n'è una in più rispetto a quelle bibliche, che è data dall'esplosione scoperta da poco di un asteroide, di un oggetto sopra i grandi laghi americani, quando erano coperti da 3-4 km di ghiacci. In Canada? Sì, fra il Canada e gli Stati Uniti, zona di Detroit. Invece tu hai un altro grande interesse, che è quello del mondo della lirica. Sì, come dicevo, avendo scoperto che mio nonno conosceva Toscanini ed era amico di Pertile, che andava a suonare e a cantare nel suo albergo, in via attuale Lazzaretto, si chiamava Croce Bianca, adesso ho cambiato nome, sono riuscito a contattare varie stelle della lirica, cominciando da Magda Olivero, che ho frequentato fino a quasi la sua scomparsa, 104 anni, e ho cercato invano di organizzare presso l'università degli eventi a ricordo durante anniversari di Toscanini, di Mozart e poi di Puccini.
ho deciso io di scrivere un libro dedicato a Puccini con 108 interviste, questo è uscito poi nel 2014, attualmente sto lavorando ad un altro libro, in questa attività ho anche risolto dei problemi che erano aperti per i musicologi, in particolare riguardanti Toscanini, e ho anche scoperto l'esistenza ancora in vita di due nipoti del cantante che Toscanini definì il più grande che avesse cantato con lui, che era il basso russo Fyodor Shalyapin. Un passo a un preludio di Chopin, ecco, spero di chiudere la mia vita, diciamo, riuscendo a suonare decentemente il secondo concerto di Chopin e l'appassionata di Beethoven, che fu l'ultimo pezzo studiato per conto suo dalla mia insegnante di pianoforte. Uno degli preludi facili, diciamo, a parte l'interpretazione di Chopin, il quale ha nei preludi e negli studi, nelle polacche, le cose più complesse. Libretto d'opera che è disponibile in italiano, inglese e russo e che verrà distribuito in questi giorni in un convegno in Russia a Kazan, in quanto il primo atto è ambientato a Kazan, il secondo in Siberia, il terzo nella casa di una signora che conobbe Velikovsky e coinvolgendo De Grazia e sua moglie, e attualmente c'è un compositore, Vittorio Vedovato Veneto, che ha già debuttato in Russia, che sta scrivendo la musica. Vedremo gli sviluppi. Stai parlando ovviamente della Tunguska Misteriosa. La Tunguska Misteriosa, che ha anche un atto, ha due arie in lingua tungusa, ed è la prima volta che in un'opera appare la lingua tungusa. Sono due arie prese da una epica tungusa prodotta dagli sciamani siberiani della zona della Tunguska. Dopo l'esplosione si riunirono e scrissero un'epica, e sono arrivato a quest'epica tramite Riccardo Bertani, che è un pastore emiliano conoscente 150 lingue, cominciò a studiarle all'età di 15 anni, ogni giorno si alza alle 5 di mattina e studia fino alle 10 e poi va a pascolare le pecore e occuparsi di loro. Ora un pezzo che appare pure in una versione un po' più semplice in Tchaikovsky nell'album della gioventù, è una canzone di origine misteriosa, si pensa napoletana o di Bellini,
il titolo è Finestra Calucive, fine del Settecento probabilmente. La linea melodica io ho notato che è simile a quelle di altre canzoni della Grecia salentina, quindi ipotizzo una origine dai Balcani, dalla Grecia. Di uno che torna e vede spenta la finestra dove stava la sua innamorata e gli dicono cerchi lei, è morta, la trovi al cimitero. Questo libretto Tunguska misteriosa presto diventerà un'opera di repertorio. Beh, adesso non sappiamo perché ci sono libretti, io penso di contattare, ho in mente chi potrei contattare per un debutto che potrebbe essere anche abbastanza clamoroso, perché esiste un direttore considerato uno dei top fra i giovani che è nato in Siberia vicino al luogo dell'esplosione. Oppure andrò in Siberia a fare lo sciopero della fame finché qualcuno non metterà. Mi farò accompagnare da questo gatto che non ha paura del freddo siberiano. Che come al solito dorme. La tua posizione nei confronti della religione qual è? Beh, potrei dire quello che diceva Gabriele Mandel, tante sono le strade, unica è la meta, penso che noi non siamo solo materia, c'è uno spirito che è immortale, come non sta scritto nella Bibbia, perché mai la Bibbia parla di mortalità dello spirito, almeno ne parla in alcuni testi tardi, ma ne parlano chiaramente la trasis, che durante la fase di creazione speciale dell'uomo, sapiens, 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 nel giardino dell'Eden, che è il Karzag sumerico, l'uomo fu dotato di anima immortale, però nella Genesi assolutamente non si parla di questo, ancora all'epoca di Gesù c'era chi diceva che l'anima è mortale, che è immortale, quindi lo scontro fra Sadducei e Farisei. Ora un'anima deve avere un creatore, vabbè, che ci sia un creatore di tutto, l'universo e le anime è comune presso tutti i popoli dell'antichità, che sono tutti monoteisti ben prima di Mosè,
solo che generalmente ritengono che Dio non si occupi dell'uomo perché abbia altro da fare. Va bene, poi il riferimento fondamentale è a quegli elementi di base nel Vangelo che riguardano ame al prossimo tuo come te stesso, eccetera, eccetera, che si ritrova però tale quale già in Confucio, se è sì è sì, se è no è no, e poi sviluppa i tuoi talenti perché è come li hai sviluppati che sarà il criterio per premiarti nell'aldilà. Questi sono i punti fondamentali. Ho letto i Vangeli almeno 20 volte e ci vogliono almeno 15 volte per cominciare a capire certe cose. E vabbè, comunque, ovviamente altre religioni hanno altre strade e la meta è unica. Cosa intendi per se sì e sì, se no e no? Come? Cosa intendi con la frase se sì e sì, se no e no? Non dire le bugie. La verità non si può negare. Ora devo dire che per il Corano il peccato peggiore è la menzogna. Per i buddisti la virtù maggiore è la pazienza. Per Gerardo di Tilbury i due meriti principali dei cristiani sono andare a messa e finanziare i monasteri. Quindi, e per te? Quello che ho detto, quello che dice Gesù, i Vangeli hanno qualche errore, ovvio, perché ad esempio la frase attribuita a Gesù, fra i nati di donna nessuno è più grande di Giovanni il Battista, essendo Gesù probabilmente nato da donna, implicherebbe che il Battista è superiore. Però nel Vangelo di Tommaso, trovato con tanti altri testi in un'anfora Nag Hammadi, sta scritto fra i nati di donna, fra Adamo il Battista, nessuno è maggiore di Giovanni il Battista, che poi è una reincarnazione di Elia. Quindi Gesù è nato dopo il Battista e quindi non si applica la considerazione inevitabile e logica di prima. E poi ci sono altre frasi, ad esempio quando Gesù dice, da interpretare, io ho visto Satana cadere dal cielo, il riferimento è a Lucifero, e Lucifero è il corpo espulso da Giove dopo l'impatto con l'asteroide, con il pianeta Metis di massa 5 volte la massa della Terra. E quando i farisei dicono a Gesù, tu non fai questi miracoli in nome di Dio ma di Belzebù, si riferiscono al suo soggiorno, molto probabilmente in India, dove Belzebù è Baal Sefon, che vuol dire signore Shiva, dove lui imparò certe tecniche. Ora, ci sono guru indiani che non solo possono fare crescere, germinare e sviluppare un seme in pochi minuti, possono camminare sull'acqua, sedere a meditare sull'acqua, attraversare le pareti, ma soprattutto possono realizzare quella che è considerata il risultato più difficile, che è essere trasparenti alla luce. Gabriele Mandel ne conobbe uno, che era il maestro di Paramahansa Yogananda, il primo guru che insegnò lo yoga in America, e questo guru non aveva ombra. Io ho foto di Mandel con l'ombra e lui senza, o della moglie di Mandel con ombra e questo guru senza ombra. Questa è la cosa più difficile, per considerati in Oriente, sia in India che in Tibet. Non so se qualcuno qui vuole provare a diventare trasparente la luce, ci riesce, me lo faccia sapere. Bene, terminiamo con l'ottica, che è la scienza più difficile esistente, tant'è vero che Michelson e Morley sbagliarono l'interpretazione dei loro esperimenti perché sbagliarono le equazioni dell'ottica, ricordando che Newton scrisse anche un libro sull'ottica, che 300 anni prima di Galileo un monaco inglese costruì un telescopio basato su quel libro, e che i vicini dissero ma questo è demoniaco, vedere da vicino chi sta lontano, gli distrussero il telescopio e la parte del libro relativa alla costruzione. Era Roger Bacon, 300 anni prima di Galileo. Bene, a proposito, next time. A proposito di Newton? Beh, a proposito di Newton, che considero il più grande... Newton è stato il più grande scienziato di ogni tempo, non solo, ma uno dei più grandi santi a parere mio, perché un uomo ricchissimo come lui, quando morì, si trovò che non aveva nulla a casa sua, ma il suo funerale fu seguito da centinaia di poveri. Quindi lui seguiva le indicazioni che si leggono nel Vangelo.
ed era arrivato a 85 anni circa, perfettamente attivo mentalmente, camminava sempre con un libro in mano e quindi leggeva più di quel mezzo libro che è la lettura media italiana di oggi. Mezzo libro all'anno, non al giorno. Quelli che devo ancora leggere saranno un centinaio, ma nel frattempo veramente ne comprerò più di 100 e quindi avrò sempre un problema di collocazione o da decidere a chi regalarli. Emilio, tu quanti libri leggi all'anno? Ma da un po' di tempo prendo le note da libri interessanti, ultimamente ne leggo fra 120 e 180, di cui prendo note, poi ce n'è qualcun altro così. Però sono pochi perché penso ci siano 100.000 libri interessanti, ma morirò senza averli letti, poi ci sarebbe almeno 1 milione di articoli interessanti, così. Quanti libri hai scritto? Ma ho scritto per oggi forse 6 o 7 monografie, una decina di atti, editore di una decina di atti di convegno e circa in tutto penso 350 pubblicazioni di matematica e altrettanti in altri campi. E, però la maggior parte degli scritti di Newton... Il mio gatto non ha mai letto un libro. La maggior parte dei libri di Newton sono stati segretati. Ah, no? Certo, fra l'altro lui considerava il maggiore e più importante dei suoi libri La cronologia dei popoli antichi, che solo da poco è uscita in inglese, che mi leggerò durante le prossime vacanze natalizie. L'ho messa oggi in valigia. Qualche altro personaggio della storia di cui vuoi parlare, che ti ha colpito o che ha influenzato la tua carriera? Io ho usato molto l'equazione di Keplero, la terza equazione. Keplero è stato un grandissimo che è passato attraverso molte traversie terribili, in periodi difficili la madre accusata di essere una strega. Un altro grande che ho scoperto da poco è Mercator, che si è occupato non solo di geografia, ma anche di cronologia, è stato in prigione, accusato, eccetera, eccetera. Poi direi fra i grandissimi sicuramente c'è Gandhi, uno dei più grandi che io stimo. E nella storia biblica i grandi sono Giuseppe, che diventa visir e permette di sopravvivere ai 7 anni di vacche magre, anche aiutando altri popoli, una persona tollerante, e poi Salomone, assolutamente tollerante, su cui scriverò un importante articolo, perché è stato Tucci a scrivere un libro ignorato dai suoi allievi in cui dice dove si trova la tomba di Salomone, che si trova in Nepal, in quella che era la giungla del Terai, che adesso hanno quasi tutto distrutto per coltivarci il più caro e più riso del mondo, presso Kapilavastu e Lumbino, che sono i luoghi di Buddha, palazzi costruiti probabilmente dopo la sua morte. Io ritengo che Buddha ebbe la sua illuminazione perché leggeva le opere che c'erano in loco di Salomone e furono queste a illuminarle. D'altronde, se si leggono gli scritti sopravvissuti di Salomone, sono basati sull'impermanenza e ci si trovano moltissimi motivi buddisti. Quindi Salomone è il più grande, e poi perché no la regina di Saba, che è stata poi interpretata da Gina Lollobrigida, con cui ho avuto solo rapporti telefonici, ma spero prima di morire di incontrarla anche in vista di varie cose. Parlaci delle interviste che hai fatto ai vari cantanti, lirici, soprani, tenori. Ce ne sono state delle interviste che mi hanno portato poi a stabilire un rapporto di amicizia. Ora devo citare fra le interviste quella telefonica, fatta solo telefonica, poi per email, con Virginia Zeani, cui sarà dedicata con la Malibra, Nesciagliapine e suo marito Rossi Lemeni, il prossimo libro, che ora ha compiuto 90 anni, dicendo che sono passati troppo in fretta. Una persona molto intelligente, nota per essere per alcuni la donna più bella del mondo e per avere degli occhi verdi speciali. Per molti anni ho frequentato Magda Olivero, che poteva parlare per ore sulle sue esperienze musicali e qualche volta mi faceva sentire delle arie in pianissimo.
che però ha avuto una vita personale più segreta su cui non si è mai scritto. Poi il soprano Franca Fabbri, che ho conosciuto agli inizi del mio primo libro, che possiede fra l'altro un pianoforte su cui suonarono Richter, Gilles e altri, che le fu donato dalla madre del mio amico Marco Erede, figlio del direttore d'orchestra Alberto Erede, la quale faceva venire, è stata la prima a far venire in Occidente artisti dalla Russia, Rostropovich, Gilles e Richter e altri. Quindi ho suonato su questo pianoforte a coda. E bene, direi che... Tu hai scritto un libro, Le 108 Stelle sì, della Vita. Prossimamente dovrei concludere le interviste sia intervistando una soprano che ha solo 25 anni, che sarebbe la più giovane intervistata finora. Si chiama Teresa Iervolino e pare che abbia una voce assolutamente meravigliosa di contralto. Non soprano, un contralto. Mi è spiaciuto molto di non poter avere intervistato personalmente Maria Felicia Malibran, che purtroppo è morta in epoca napoleonica per cadute da un cavallo. A soli 28 anni aveva avuto 180 recite, un ingaggio per 180 recite alla Scala che non ha potuto realizzare. Quante ne ha realizzate? Beh, lei cominciò molto presto, era una famiglia di geni, ha avuto un fratello che è morto 101 anni, che è stato uno dei maggiori insegnanti di canto, oltre che un cantante lui stesso, e una sorella che è stata anche poi collegata con grandi musicisti russi. Ora, questa è la parte d'accompagnamento pianistico di una canzone napoletana, Una sera maggio, che ha più di 100 anni, sono le canzoni che cantava Caruso e altri, ed era quella preferita da mia madre, la sentì per la prima volta cantata da Mario Lanza. Thank you.
che uno dei più grandi interpreti di queste canzoni nel dopoguerra è stato il tenore Giuseppe Di Stefano, che io ho incontrato 3 volte nella sua casa, ma quando era paralizzato, e ho anche suonato sul suo pianoforte, dove ha suonato la Callas. E poi fra le donne Miranda Martino, che ho intervistato, uscirà nel mio prossimo libro del 108, e che alla non giovane età di circa 80 anni, devo dire, è da me considerato come una delle più belle donne che ho incontrato nella mia vita. La matematica che ti piace? Non è quella del discreto e del combinatorio, ma è quella del continuo, quella geometrica. Probabilmente avendo avuto ottimi insegnanti di matematica alla scuola media e al liceo, avendo studiato la geometria di Euclide molto, quando la si studiava con centinaia di teoremi, e quindi ho una visione geometrica dei problemi, così anche in più di 3 dimensioni, diciamo. Quindi quando tu risolvi un problema tendi a dare una visione geometrica? Sì, lo risolvo geometricamente, mentre i problemi basati sul combinatorio, sul discreto, li trovo non attinenti alla mia forma mentale. Beh, d'altronde la matematica è vastissima, nessun matematico sa se non una parte infinitesima. Poi è così specialistica ed è così anche formalistica che non è facile leggere un articolo di un altro e capirlo, se è al di fuori del proprio campo. Inoltre posso dire una cosa, ormai si pubblica tanto, ma mediamente un articolo pubblicato su una rivista internazionale di matematica è letto solo da 1,6 persone, non so se questo comprende anche l'autore e il referee, mentre un articolo di fisica è da 0,1, che significa che su 10 articoli 9 nessuno li legge. Posso terminare con un brano che russo, molto bello, le note non le ho acquisite perfettamente, però pazienza. È Dark is the night, Tiomnaya noc, scura è la notte. Thank you.
queste canzoni, tutte piuttosto tristi, nacquero nel periodo della guerra, e sia le canzoni russe che le napoletane sono per il mio ai vertici delle canzoni prodotte nel mondo occidentale. Le une sono solari, le altre hanno le oscurità del nord, però dietro c'è l'uomo nella sua dimensione sia di tristezza che di felicità. Bene, per oggi stop. Va bene, direi che possiamo fermarci qua. Se vuoi continuare con il gatto. Sì. Tu conosci i gatti, ami i gatti? Io amo i gatti. Sì? Sì, sì. Ne hai avuto qualcuno in vita tua, a casa tua? Ma qualcuno, sì. Lui ha 8 gatti. Volevo che farti... La mia insegnante di pianoforte è arrivata ad averne 90. Addirittura. Volevo farti un'ultima domanda. Che è la domanda che ci siamo fatti oggi mentre eravamo a pranzo. Secondo te quanto della fisica conosciuta è effettivamente spiegata e conosciuta? Beh, io penso che l'universo sia infinito in generale, anche infinitamente complesso, e non si potrà mai dire di capirlo tutto. E ovviamente la tecnologia già è in grado di fare cose straordinarie, il fatto stesso che si usino i satelliti, si abbia la possibilità di individuare una persona con precisione estrema, eccetera, eccetera, le memorie enormi che ci sono. Una parte soltanto dei risultati sono utilizzati perché l'economia utilizza quelle cose che servono soprattutto per guadagnare chi le produce. Ovviamente potremmo stare molto meglio, la fame potrebbe scomparire, la gente potrebbe vivere bene lavorando su cose che gli piacciono, 5 ore alla settimana. Si potrebbe arrivare ai 120 anni, che sono gli anni biblici per i giusti, senza grandi difficoltà, però non si spendono i soldi in questo settore, non si spendono per le malattie rare e così via, e poi accettiamo senza discutere, oggi la borsa ha perso 300 miliardi. Cioè la finanza, con i suoi valori quantitativi essenzialmente fasulli comunque, si può passare da un giorno all'altro con perdite di centinaia di miliardi, e non si trovano quei pochi soldi che servirebbero per risolvere problemi molto seri. Quindi cosa dovremmo fare? Cosa facciamo? Speriamo che nell'aldilà le cose funzionino meglio, però se ci rispediscono su questa vita con una nuova incarnazione, dovremmo, che ne sappiamo. La Zeani mi dice, dimmi cosa c'è nell'aldilà, e l'ho detto, purtroppo non lo so, vedremo. Beata te, che avendo raggiunto i 90 anni, che sono gli anni migliori della vita, come diceva Rubinstein, forse statisticamente ti sei avvicinata di più, però essendo tu una donna morrei io prima di te. Ma quindi alla fine, stringendo, quanto conosciamo noi? Un 10%? Beh, un 50%? Ovviamente ogni 10 anni si conosce molto di più, ma magari si perdono dei modi di vivere più validi, perché c'è una degenerazione morale, esistenziale e così via. Però ovviamente, non so, in fisica non si sa perché ci sono quelle particelle con quelle masse, non si sa il valore di G, se non vado errato, però si è scoperto che i neutrini hanno massa, cosa che aveva già implicato il lavoro di Ponte Corvo, e questo ha implicato che la teoria originale del modello standard è sbagliato. Vabbè, adesso vedremo il mio amico Cavalleri, che ha 85 anni, ha più energia del ventenne di oggi, dove arriveremo con la sua teoria dei filamenti. Cavalleri, che oggi ci ha onorato con la sua presenza, e vabbè, speriamo che arrivando... Ci sono alcuni studiosi che hanno prodotto nei loro 90 anni risultati migliori, come il biologo Meyer, che mi sembra aveva 93 anni quando è uscita la sua opera principale. E vabbè, poi potrei ricordare il Nobel dato a Barbara Crick a 90 anni, però per una ricerca di 50 anni prima che era stata passata nel silenzio perché dava troppo fastidio. Poi dopo 50 anni ha avuto il Nobel.
dei miei figli quando erano più giovani di oggi, e anche qui basta, questo è un diploma di onore di mia moglie, la sua laurea qua. Comunque sulla Luna ho letto alcune teorie, dicono che la Luna sarebbe stata catturata dalla Terra molto più tempo fa. Beh, non... tutta la collocano miliardi di anni fa, tutte le teorie. No, almeno 200-300 mila anni fa. Beh, in teoria ce ne saranno più di 100. Non la teoria... Cioè 3.000 anni fa o 2.000 anni fa è un periodo molto, molto vicino, no? Beh, per me è stata catturata nel 9.500. Avanti Cristo. Sì.